Oggi andremo alla scoperta di uno dei luoghi più stupefacenti e misteriosi della Val Belluna, l'incredibile Olt de Val d'Arc, uno degli archi di roccia più grandi e maestosi delle Dolomiti. Il percorso parte dall'abitato di Valmareno, una località del comune di Follina, Treviso, e si snoda per 12 km totali, con un dislivello positivo di 1230 metri ed una durata di circa 6 ore. Dopo aver parcheggiato nella piazza di Valmareno, si passa davanti alla chiesa e si segue la strada fino ad arrivare alle indicazioni del sentiero Troide Adamo 1070 e Troide La Lasta 1074. Dopo aver percorso il Troide Adamo 1070, si incrocia il Troide della Lasta 1074, che sale decisamente verso l'alto. Il Troide Adamo è un bellissimo sentiero che passa attraverso castagni secolari e antichi ruderi di un passato rurale. I castagni erano un tempo parte indispensabile dell'economia locale. Praticamente sfamavano con i loro frutti una buona parte della popolazione rurale. Nella zona di Combai, sede di una famosa sagra dedicata a questo frutto, un documento medievale sanciva addirittura la pena di morte per chi avesse osato tagliare uno di questi alberi. Una volta arrivati sulla dorsale del Monte Canidi, si prosegue per Malgamont.
Questo ponte naturale, unico nel suo genere, è stato formato dall'erosione dell'acqua sulla roccia calcarea e dai conseguenti piccoli crolli nelle parti più deboli. Questo imponente arco roccioso fu oggetto di lunghe diatribe tra gli abitanti dei due comuni limitrofi, Mel e Miane, dopo la donazione al vescovo di Belluno da parte di Sofia di Dacamino, contessa di Colfosco. Dal 1177, anno della donazione, numerose furono i litigi e i tentativi di mediazione tra gli abitanti del posto. Tutte le trattative fallirono però fino al 1838, anno in cui si arrivò ad un accordo stabilendo proprio il Pont de Val d'Arc come confine tra i comuni di Mel e di Miane. A seguito di questo storico evento furono incise sulla roccia del ponte due effigi commemorative, una sul versante nord e una sul versante sud.